Spazio Lavoro Futuro è un progetto che vede come capofila la comunità montana, oltre ad oltre 20 comuni della provincia di Teramo. Di che progetto si tratta? Sì, c'è capofila la comunità montana nel ruolo di ECAD, ci sono altri 4 ECAD a livello provinciale e 26 partner tra soggetti pubblici e privati. È un progetto a valere sull'asse 2 inclusione sociale e quindi è un'attività volta a ricollocare famiglie e soggetti che attualmente si ritrovano in condizioni di esclusione sociale attraverso un approccio che è multifattoriale per cercare di ridare nuove possibilità a quelli che oggi sono i soggetti esclusi soprattutto dal mondo del lavoro. Quindi è un'azione che potrebbe e può implementare a livello territoriale nuove possibilità, soprattutto nelle nuove start-up di impresa. Hanno risposto oltre 200 persone, appunto lo stava accennando poco fa, età media 50 anni, persone che vogliono tornare a lavorare, è un progetto di oltre 500.000 euro il vostro. Assolutamente, hanno risposto 283 persone ed uno dei criteri proprio previsti dal bando era il reinserimento dei soggetti over 45 anni, oltre a quelli che avevano delle un ISEE basso, quindi inferiore alla soglia prevista dalla normativa regionale e ai soggetti svantaggiati. È un'opportunità proprio perché è uscito dal mondo del lavoro, dei 283 sono stati selezionati in 100, quindi daremo la possibilità a 100 utenti di potersi sperimentare nelle aziende e sul territorio all'interno degli enti in attività di tirocinio extracurricolare. Oltre a quello, il progetto prevede anche dei voucher formativi per potersi riconvertire e avere nuove possibilità nel mondo del lavoro. L'Eventi Italia rappresenta la coordinatrice dell'intero progetto e in particolare si dedicherà alla linea 5. Infatti il progetto si articola in 5 linee di azione. Le prime 4 riguardano l'orientamento, l'attività di comunicazione, di divulgazione e di attività di animazione territoriale. Per quanto riguarda invece la linea 5 rappresenta il cuore del progetto. Per quanto riguarda la formazione non ho detto che c'è un voucher di 1.500 euro che ciascuno un utente può spendere nell'ambito di questa società e successivamente il tirocinio formativo prevede un'indennità di tirocinio di 600 euro mensili per la durata di 3 mesi.